Vabbè, bro, senti, Tell me. ho un miracolo per te. Ma sia. Allora, io mescolo queste carte, ok? Ma non è tanto importante, perché la cosa importante è che rimarranno qua fino alla fine. E ti dico sei di cuori. Così, Così. a caso. Ora, queste carte qua, dopo essere state mescolate, puoi anche tagliarle se vuoi. Ok? Chiudi, chiudi. Ti chiedo di stenderle. Ok? E di prendere due carte da dove vuoi. Prendi due carte. Vicine Sì, o vicine o come ok, preferisci. Prendile. Ok? le guardo. Le guardi. Ah, cosa molto importante. Faccio subito vedere a tutti, io mi giro, che sono tutte diverse, dalla prima all'ultima. Non c'è un ordine particolare. E ti chiedo di fare la somma di queste due carte. Ok, se vuoi puoi farle vedere. Ok, puoi anche dirla, non è importante. 15, 15. Cos'è che ho detto io? 6 di cuori. Hai scelto due carte a caso dal mio mazzo di carte mescolato e tagliato. Mazzo di carte mescolato. 15, 6 di cuori. Anche di faccia se vuoi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Ma che cazzo parli, bro? 11, 12, 13, 14, 15. La strappo. 6 di cuori. Il 6 di No reaction. Vi faccio vedere come si fa. Ciao a tutti ragazzi, come state? Benvenuti in questo nuovo video. Oggi ho appena distrutto Pity con questo effetto Veramente. e vi faccio vedere ovviamente come si fa. È molto molto figo, efficacissimo, super efficace. Prima di iniziare col tutorial però, come al solito, faccio la doverosa intro dove vi dico che se volete imparare la magia a partire dalle basi, quindi vedere effetti molto più avanzati di questo e imparare la magia proprio passo per passo come si deve, vi consiglio la mia scuola di magia che trovate in descrizione. Detto ciò, Pity, sei pronto per la spiegazione? Perché Sì, ti proprio faccio mi hai fatto un vedere. gioco incredibile. Fammi un gioco incredibile. Questo ho i brividi. Allora, raga, per fare questo gioco avremo bisogno di due mazzi di carte, uno preso in prestito e l'altro ovviamente nostro. Quello nostro ha un setup particolare che ora vedremo, mentre partirei subito dicendo cosa dovremo fare dal mazzo preso in prestito. Appena lo spettatore ci dà le carte, dopo che le ha per esempio mescolate, quello che facciamo è contare 15 carte. E andiamo a vedere la quindicesima, quindi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, in questo caso il 7 di picche, ok? Per fare in modo di contare velocemente 15 in modo tale che lo spettatore, per esempio, non se ne accorga, quello che faccio è scorrere le carte e dire questo mazzo di carte è completo e conto 15, ok? Oppure precedentemente conto 15 carte da questo mazzo di carte qua e poi inizio con l'effetto. Ok, però una buona scusa potrebbe essere. Io adesso effettivamente non so quante carte sono qua e io ho appena contato 15 nella mia testa. E la quindicesima carta è il 7 di picche che lascio di faccia. Ok? E il mazzo di carte è una predizione. Va bene? Prima di iniziare, io dico immediatamente: questo è il finale. Prima di fare tutto quanto, io ti dico subito 7 di picche. Ok? Quindi faccio una mega predizione, un Sì, open vabbè. prediction. Dico 7 di picche. Oppure potete anche scriverlo su un bigliettino e poi lasciarlo davanti al mazzo di carte. Potete fare quello che volete, però a me piace dire 7 di picche. Mentre ora andiamo a vedere il segreto vero e proprio. Perché il segreto consiste nel mazzo di carte ordinato in questo modo qua. Infatti, il mazzo di carte è sistemato in modo tale che tutte le carte vicine tra di loro, la coppia, ogni singola coppia, dia somma 14 o 15. Se vedete, abbiamo un jack e un 3, abbiamo una donna e un 2, questo fa 14, questo fa 15, perché la donna vale 12, questo fa 14. Poi di nuovo abbiamo un re e un asso, poi abbiamo un re e un 2. Perché re asso fa 14, re asso fa 14, re 2 fa 15. Poi abbiamo una donna e un 3, un jack e un 4, un 10, un 5, un 9 e un 6, un 8 e un 7, eccetera, eccetera. Quindi capite bene, 8 più 6 fa 14, 8 più 7 fa 15. La coppia di
di carte farà sempre 14 o 15. Quindi ve le faccio rivedere. Si ricomincia, quindi un 7, 7, 7, 8, 6, 9, 5, 10, 4, jack, 3, donna, 2, re, asso, re, 2, donna, 3, jack, 4, 10, 5, 9, 6, 8, 7, 7, 8, 6, 9, 5, 10, 4. Questo è il setup. Avanzano due assi e i due assi li togliete. Ok? Li mettete dentro la scatolina o ve li mettete in tasca. Questo è il nostro setup. E questo mazzo di carte può essere tagliato tutte le volte che vogliamo. Quindi avete già capito che con un falso miscuglio, un falso taglio o facciamo tagliare allo spettatore il mazzo di carte in questo modo, il mazzo di carte, l'ordine non viene assolutamente, rimane invariato, ok? E apparentemente sembrano mescolate. Che geniale. Di brutto, no? Avete capito bene che se io stendo le carte, chiedo allo spettatore di prendere due carte da dove vuole, mettiamo caso queste due, ok? La somma farà o 14 o 15. In questo caso fa 14. Mentre se avesse preso, per esempio, non queste due, ma queste due, la somma avrebbe fatto 15. Ok? Quindi, automaticamente, lo spettatore può prendere le carte che vuole lui da dove vuole lui. Tac. Gli chiedo di fare la somma. In questo caso la somma fa 14. Ok? E vi ricordate che io la carta l'ho messa in quindicesima posizione. Quindi a me basta semplicemente dire... Cos'è che hai detto? 14? E io ti ricordi che avevo detto 7 di picche? Conta 14 carte sul tavolo. Se è 14, dico, conta 14 carte sul tavolo. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. E guarda la carta che ti rimane in cima al mazzo. Esattamente il 7 di picche. Se lo spettatore tira fuori, per esempio, 15, ok? Quello che gli dico è... Conta 15 carte e guarda la quindicesima. E ricordati che ho detto 7 di picche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 7 di picche. Voilà, questo è l'effetto. Spero che vi sia piaciuto. Secondo me è molto, molto bello. Fighissimo. Bene, raga, questo era l'effetto. Spero che vi sia piaciuto. Questo, secondo me, è un metodo geniale che può essere utilizzato per tantissimi effetti. Ringrazio Piti per avermi fatto da spettatore. E come al solito, vi ricordo che se volete imparare altri effetti di magia, potete vedere tutti i tutorial nella playlist. E se volete acquistare qualunque articolo inerente alla magia, potete trovarlo su Asso K. E se usate lo sconto Jack Noble, avrete il 10% di sconto su tutto. Io ancora una volta vi ringrazio. Vi mando un mega bacio e un abbraccio. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.